scusa, allora, vi volevo far vedere la casa dentro, quella. Ricky, spiazzato, asseconda la moglie per prendere tempo e intanto cerca al telefono il suo avvocato, ma nessuno gli risponde. E allora se la prende con l'agente immobiliare. Tanto sono così, si possono comprare le case. Scusa, con noi te. Noi abbiamo già parlato, tu sei lo stesso che è venuto l'altra volta. Esattamente. E io ti ho detto l'altra volta che volevo. Ma vieni a vedere! Ma io ho avuto a che fare, detto che per carità di Dio, ma ero convinto che in questo mese. Come tutte le volte. Tutte le volte cosa? Perché non urlare con me? Sei fuori di testa. A parte non urlare. Io non c'entro niente. Francesco, il figlio di Simona, preoccupato, cerca di capire almeno di che cifra stiamo parlando. Cerchiamo di capire un attimo la cosa finanziaria, che è quella che mi preoccupa di più. Francesco, la cosa finanziaria sono 1.650.000 euro, no? Più la ristrutturazione, quindi sono 2 milioni. Ma guarda, allora mia madre non ce li abbiamo quei soldi. Non tu sei malata, c'hai una. Non mi sei, c'hai il cervello bacato, hai capito? Sono 25.000 euro al mese. Ma certo. No, ma alla fine. Che poi si può sempre avere uno sconticino. Vieni, vieni, faccio vedere. Andiamo. Ti faccio vedere io. Ricky, ti faccio visitare da uno bravo.